Ciao a tutti amiche uncinettine bentornate nel mio canale è finalmente pronto il tutorial della maglia spring a uncinetto e non solo potrete realizzare la maglia spring eh, all'uncinetto nella versione invernale in microfibra ma anche questa bellissima in cotone con manica corta vediamo subito come si fa e cosa occorre per realizzare tutte e due le versioni per la versione in verde ottaneo ho utilizzato eh, Baci Rubati la microfibra di Mistrico Filati, sofficissima e anche brillantissima, quindi davvero molto, molto bella. Invece, per la versione in cotone, in questo bellissimo color avorio, ho utilizzato il cotone New Life, sempre di Mistrico Filati, in entrambi i casi ho lavorato con l'uncinetto numero 4. Per la versione estiva, essendo il New Life un cotone che si presenta in gomitoli da 100 grammi, ho utilizzato 4 gomitoli. Quindi la maglia si lavora così: si realizzano i fiori. In questo caso, nella mia taglia S ho realizzato 10 fiori per la S. Ho lavorato 10 fiori. Se volete aumentare le taglie, aggiungete un fiore per la M e per la L. Per una XL, invece, due fiori. Inoltre, sempre per aumentare le taglie, lavorate due giri in più prima di chiudere lo sprone per la M e per la L, e tre o quattro giri in più per la eh, XL a seconda del vostro eh, giustamente della misura del vostro sprone quindi misurate con un metro lo sprone fino a sotto la manica e da lì poi deciderete se aumentare un giro oppure meno quindi eh, da lì vi potete regolare anche nella base eh, inferiore potete scendere di due o tre giri a seconda della mh, taglia e soprattutto della lunghezza che vi piace, perché pur avendo una ml magari preferite la maglia un po' più corta, quindi la lunghezza la misurerete poi eh, ponendo la maglia addosso a voi. Vediamo subito come si realizza questa tanto attesa maglia. Spring filo corto sul lato sinistro, cominciamo dal primo fiore e lavoriamo. 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e poi 2 maglie alte, quindi in totale 3 maglie alte 5 catenelle di separazione 1 2 3 4 5 catenelle e di nuovo 1 2 3 maglie alte 1 2 3 4 5 catenelle di separazione e di nuovo 1 2 3 maglie alte 1 2 3 4 5 catenelle e 1 2 3 maglie alte in totale dobbiamo avere 6 gruppi di 3 maglie alte e 6 archi di 5 catenelle lavoro l'ultimo gruppo di 3 maglie alte e l'ultimo arco di 5 catenelle chiudo il giro con una maglia bassissima nella terza catenella di inizio giro tiro il filo corto così si stringe l'anellino ora con due maglie bassissime raggiungo il primo arco e qui lavoro una maglia bassa e poi 5 maglie alte 1 2 3 4 5 maglie alte 3 catenelle 1 2 3 e di nuovo 5 maglie alte sempre nello stesso arco una maglia bassa ho così lavorato il primo petalo vado direttamente nell'altro arco e ripeto una maglia bassa 5 maglie alte una due tre quattro e cinque 1 2 e 3 catenelle e di nuovo 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 ed una maglia bassa ripetiamo questo lavoro su tutti gli archi ho lavorato 4 petali Adesso vi faccio vedere come uniamo i vari fiori in corrispondenza sempre dei due petali. Lavoriamo una maglia bassa, 5 maglie alte nell'arco. Adesso dobbiamo lavorare le 3 catenelle della punta. E lavoriamo così una catenella prendiamo l'altro petalo che abbiamo già lavorato lo mettiamo dal rovescio e in corrispondenza vedete due li abbiamo uniti due liberi e gli altri due quindi in questo petalo inseriamo l'uncinetto dove ci sono le tre catenelle ed estraiamo una maglia bassa una catenella e torniamo a lavorare nel petalo del fiore che stiamo lavorando e lavoriamo 5 maglie alte ed una maglia bassa facciamo lo stesso lavoro nell'altro petalo una maglia bassa 5 maglie alte una, 2, 3, 4, 5, una catenella, andiamo nel secondo petalo che dobbiamo unire, quindi quello subito dopo la prima unione, inseriamo l'uncinetto nell'arco delle 3 catenelle e lavoriamo una maglia bassa, una catenella e torniamo a finire il nostro petalo. 1, 2, 3, 4, 5 ed una maglia bassa. Lavoriamo una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro. Tagliamo il filo e lo rinforziamo. E devo realizzare 10 per la scollatura della taglia S e devo realizzare l'ultimo fiore che unirà i due lembi dei fiori. Quindi, la scollatura: quindi, un fiore che andrà unito a questi due nei primi due petali e negli ultimi due. Ho realizzato la prima, il primo giro del fiore, adesso devo lavorare i petali. Lavoro due maglie bassissime per arrivare all'arco e qui lavoro una maglia bassa. 5 maglie alte. 1 2 3 4 5 Una catenella e prendiamo la fila dei fiori già cuciti, la mettiamo da rovescio e uniamo. 2 sono qui uniti, 2 liberi e questi due in alto. Quindi il primo petalo lo uniamo con una maglia bassa, una catenella e di nuovo torniamo a lavorare nel nostro petalo le 5 maglie alte ed una maglia bassa 1, 2, 3, 4 e 5. Una maglia bassa. Andiamo nell'altro arco una maglia bassa una due ops, tre quattro e cinque maglie alte una catenella andiamo al secondo petalo e uniamo con una maglia bassa una catenella e torniamo al nostro petalo, lo concludiamo. 5 maglie alte, una catenella. Adesso lavoriamo un petalo normalmente. Adesso lavoriamo il terzo petalo senza unire nulla, quindi una. tre, quattro, cinque, tre, catenelle e una. due, tre, quattro e cinque maglie alte ed una catenella quindi quest'arco libero adesso lavoriamo eh, questo petalo verrà eh, viene lasciato libero poi lavoriamo questi due petali unendoli all'altra estremità della maglia quindi prendiamo la fila la mettiamo dritta dal rovescio così abbiamo rovescio contro rovescio dei due fiori prendiamo questo petalo lo lasciamo libero come abbiamo lasciato libero questo e lavoriamo l'unione in quest'altro petalo. Quindi iniziamo con una maglia bassa 5 maglie alte 5 maglie alte, una catenella. dal rovescio, quindi rovescio contro rovescio i fiori. Inseriamo l'uncinetto in questo abbiamo detto che era libero, quindi due uniti, uno libero e di nuovo due uniti, quindi il primo una maglia bassa ed una catenella e poi 5 maglie alte Ed una maglia bassa abbiamo unito il primo petalo adesso uniamo anche il secondo e così abbiamo concluso l'unione dei petali della scollatura una catenella sempre rovescio contro rovescio una maglia bassa ed una catenella e concludiamo anche questo secondo petalo. È una maglia semplicissima ed è davvero di grande effetto. Quest'ultimo petalo lo lavoriamo normalmente, quindi senza unione. catenelle per la punta e poi concludiamo con le nostre 5 maglie alte ed una maglia bassa. Finiamo con una maglia bassissima all'inizio del giro. Io taglio il filo così vi faccio vedere. Ecco fatto il cerchio vedete della nostra scollatura quindi questa, eh, questa fila di fiori rappresenta l'apertura del collo se la volete più grande potete aggiungere un altro fiore quindi 10 fiori uniti in questo modo cuciamo i fili e poi lavoriamo il resto della maglia iniziamo adesso gli archi vi faccio vedere la maglia dobbiamo iniziare questi archi per eh, poi aggiungere il motivo quindi andare a lavorare il motivo che eh, rappresenta tutto il corpo della maglia quindi iniziamo da una eh, la punta di un petalo qualsiasi e lavoriamo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 5 d'ora in poi lavoreremo sempre archetti di 5 catenelle poi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte. Sulla terza maglia alta lavoriamo una maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5. Saltiamo la maglia bassa eh, di inizio, eh, di, della fine del primo petalo e di inizio del secondo e andiamo sulla terza maglia alta del secondo petalo. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5. E in questo punto di unione dei due petali dei fiori lavoriamo una maglia bassa, poi 1, 2, 3, 4, 5, sulla terza maglia alta lavoriamo una maglia bassa 1, 2, 3, 4, 5, saltiamo. Le maglie basse dei due petali andiamo direttamente sulla terza maglia alta dell'altro petalo. Lavoriamo la maglia bassa, poi di nuovo 1-2-3-4-5 al centro della punta del petalo. Lavoriamo una maglia bassa 1-2-3-4-5 sulla terza maglia alta, una maglia bassa e così via. Quindi lavoriamo sempre questi archetti di 5 catenelle. Continuo 1, 2, 3, 4, 5, vado sulla terza maglia alta dell'altro petalo 1, 2, 3, 4, 5 e poi nel punto di unione tra i due fiori. In ciascun fiore ci ritroviamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 archi. Quindi lavorate sempre questi archi di 5 catenelle ed una maglia bassa per tutti i fiori. Ho quasi terminato il giro degli archetti, concludo nell'ultimo fiore, quello da dove ho cominciato la lavorazione degli archi e lavoro l'ultimo arco eh, con due catenelle ed una maglia alta in modo da ritrovarmi a metà arco nel giro successivo, visto che nel secondo giro farò ancora degli archetti di 5 catenelle. Quindi 2 catenelle, inserisco l'uncinetto nella prima maglia bassa del giro e lavoro una maglia alta. Così vedete mi ritrovo a metà archetto per il giro successivo. Infatti, anche questo secondo giro sarà un giro di archetti di 5 catenelle. Lavorerò eh, 5 catenelle di una maglia bassa in ciascun arco sottostante. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 una maglia bassa nel primo nel primo archetto poi 1 2 3 4 5 una maglia bassa nel secondo archetto 1 2 3 4 5 ed una maglia bassa nel terzo archetto quindi lavoro quest'ultimo giro di archetti per tutto il giro quindi lavorate anche voi tutti gli archetti di 5 catenelle ed una maglia bassa per tutto il giro. Gli ultimi archetti prima di chiudere il giro. Inserisco l'uncinetto nella prima maglia e ho così terminato anche il secondo giro di archetti. Adesso lavoriamo il motivo della maglia. In ciascun archetto dobbiamo lavorare, inseriamo l'uncinetto nel primo ed estraiamo una maglia bassissima. 2, 2 maglie alte, la prima sostituita da 3 catenelle, 2 catenelle ed una maglia alta. Andiamo nell'altro arco, 2 maglie alte, 2 catenelle ed una maglia alta, di nuovo 2 maglie alte, 2 catenelle ed una maglia alta. 2 maglie alte 2 catenelle ed una maglia alta ripetiamo questo stesso motivo per tutto il giro poi questo motivo andrà ehm, alternato nel nei giri pari con eh, ehm, si inizierà praticamente dentro l'arco con una maglia alta 2 catenelle e 2 maglie alte quindi andremo ad alternare questo motivo intanto il primo giro e i giri dispari li lavoriamo sempre in questo modo quindi 2 maglie alte 2 catenelle ed una maglia alta Lavoriamo così per tutto il giro, quindi in ciascun arco dobbiamo ripetere questo motivo. Lavoro l'ultimo motivo del giro con 2 maglie alte, 2 catenelle ed una maglia alta. Chiudo con una maglia bassissima nel, in corrispondenza della prima maglia alta. Ora inizio il secondo giro, quindi andrò ad alternare sempre questi due giri fino ad arrivare alla chiusura del, um, del giro manica. Inseriamo l'uncinetto nel primo spazio di 2 catenelle, estraiamo una maglia bassissima e lavoriamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, poi 2 catenelle di separazione e 2 maglie alte. Quindi adesso le maglie alte saranno a sinistra, qui le avevamo a destra e qui a sinistra. Andiamo nel secondo spazio e lavoriamo una maglia alta 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso spazio di 2 catenelle. Ripetiamo questo motivo quindi con una maglia alta 2 catenelle e 2 maglie alte per tutto il giro. Lavoro l'ultimo ventaglietto una maglia alta 2 catenelle e 2 maglie alte chiudo il giro con una maglia bassissima nella prima maglia alta del giro e adesso torno a ripetere il primo giro quindi quello con due maglie alte all'inizio e lavoro alternando sempre 1 2 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta una maglia alta e quindi 2 maglie alte 2 catenelle ed una maglia alta di nuovo nell'altro motivo, nelle, nello spazio di 2 catenelle. Lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle, ed una maglia alta. Proseguiamo lavorando sempre allo stesso modo. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, ed una maglia alta. Quindi lavoriamo alternando sempre questi giri quindi quello che inizia con le due maglie alte e quello che inizia con una maglia alta fino a raggiungere la lunghezza che ci serve per chiudere il giro manica ho lavorato eh, la maglia quindi lo sprone rotondo della maglia per eh, nove giri eh, di eh, motivi con eh, le maglie alte e le catenelle quindi non sto considerando da um, dai fiori non considero i due giri di archetti e conto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 giri con i motivi a ventaglietti alternati adesso taglio il filo perché il gomitolo è praticamente finito e chiudo la prima parte della maglia quindi questo è lo sprone ora prendo dei ehm, dei marcapunti dobbiamo suddividere questi ventaglietti chiamiamoli così in questo modo dobbiamo lavorarne 17 per il davanti e 17 per il dietro e lasciare liberi 13 e 13 per le due maglie. Quindi cominciamo a contare 1, 2, 3, 4, 5 fiori per il davanti e 5 per il dietro. Perfettamente vedete a metà. Ok. E adesso contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Mettiamo il marcapunti in questo punto ed in questo. Quindi abbiamo così contato 13 ventagli per la manica. Poi contiamo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 per il davanti e poi mettiamo i marcapunti per la seconda manica nel ventaglio successivo quindi 17 ventagli liberi. Contiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sul tredicesimo un altro marcapunti rimangono liberi se abbiamo fatto bene i conti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ventagli per il dietro quindi abbiamo suddiviso in questo modo la manica di 13 motivi l'altra manica di 13 motivi e poi 17 17 motivi per il davanti e per il dietro prendiamo l'uncinetto e lavoriamo a partire dal primo ventaglio del dietro o del davanti come volete io lavoro sul lato quello dove ho sempre iniziato e terminato i giri formo un cappietto e inserisco l'uncinetto nel primo dei 17 motivi liberi quindi torniamo lavoriamo una maglia bassa e 2 catenelle per allacciarci al primo arco visto che abbiamo preso un nuovo filo 2 catenelle di separazione e in questo caso dobbiamo alternare i ventagli quindi lavoriamo 2 maglie alte andiamo nell'altro ventaglio lavoriamo una maglia alta 2 catenelle e 2 maglie alte fino ad arrivare al ventaglietto libero prima del marcapunti della seconda manica sono arrivata al diciassettesimo motivo del dietro e lavoro il mio ultimo ventaglietto alternato quindi una maglia alta due catenelle due maglie alte salto i tredici motivi della manica a partire dal primo marcapunti quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dove c'è il marcapunti. Piego a metà questa che sarà la manica e inserisco l'uncinetto nel primo dei 17 motivi liberi del davanti e lavoro una maglia alta, 2 catenelle e due maglie alte. Proseguo così fino all'altro marcapunti. Una maglia alta, 2 catenelle e 2 maglie alte sui 17 motivi del davanti. Vedete così abbiamo già chiuso la prima manica. Ho lavorato i 17 ventagli del davanti, ora mi ritrovo, vedete qui, il marcapunti della manica. Salto questi 13 motivi della manica fino all'altro marcapunti, la piego così con la manica verso l'esterno e... Chiudo il giro con una maglia bassissima nella terza catenella di inizio giro. Ho così chiuso anche la seconda manica. Possiamo togliere ormai i marcapunti che ci hanno aiutato a segnare il numero dei motivi della manica del davanti e del dietro, anzi delle due maniche del davanti e del dietro. Ops. E adesso dobbiamo proseguire alternando sempre i motivi. Soltanto sui 17 ventagli del davanti e del dietro, quindi lavoreremo sempre in tondo. Io lavoro per 25 giri considerando già il giro di unione delle maniche, del, um, di unione del, degli scalfi, quindi considerate che il primo l'abbiamo già lavorato, quindi lavoriamo altri 24 giri alternando sempre questi ventaglietti. Quindi adesso dobbiamo lavorare con le nostre due maglie alte 2 catenelle ed una maglia alta quindi alterniamo come abbiamo fatto finora questi motivi per 25 giri in totale una volta terminata la parte inferiore quindi della vita dobbiamo rifinire con un giro maglie basse anche questa parte quindi lavoreremo vi faccio vedere solo l'inizio poi continuerete voi lavoriamo tra i ventagli Iniziamo con una catenella che sostituisce la prima maglia bassa. Poi andiamo nello spazio di due catenelle qui lavoriamo tre maglie basse, una tra i ventagli, e di nuovo 3 dentro lo spazio di due catenelle, una tra i ventagli e tre in questo spazio. Ora formiamo le maniche. In questo modello estivo eh, lavorato in cotone io realizzerò una manichetta corta, mentre nel modellino verde eh, con, il, con la microfibra baci rubati ho lavorato una manichetta tre quarti. Prendiamo il filo, formiamo un cappietto sempre con il nostro cotone New Life e andiamo nel giro manica nella parte però inferiore abbiamo vedete qui tutti i vari ventaglietti nell'ultimo giro della manica che iniziavano con due maglie alte due catenelle e poi terminavano con una maglia alta quindi adesso dobbiamo lavorare il giro che inizia con una maglia alta qui abbiamo guardate il l'ultimo ventaglietto del giro manica Qui abbiamo l'altro ventaglietto e poi questi tre buchini andiamo in quello centrale qui ci sono le due maglie alte guardate ve lo avvicino meglio agganciatevi nello spazio centrale qui e lavoriamo un ventaglietto allora lavoriamo cominciando con una maglia bassa e due catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e poi due catenelle di separazione e due maglie alte. Poi andiamo in quest'altro punto, qui abbiamo un ventaglietto e all'interno delle catenelle lavoriamo una maglia alta, due catenelle e due maglie alte. Ora nei vari ventagli della manica lavoriamo normalmente, quindi lavoriamo in tutto il giro. Manica, qui vi viene più semplice perché adesso seguiamo i ventagli, una maglia alta 2 catenelle e 2 maglie alte, una maglia alta 2 catenelle e 2 maglie alte lavoriamo così fino alla fine di questo primo giro ho lavorato l'ultimo ventaglio quindi ne ho lavorati 15 in totale e adesso sono arrivata all'ultimo ventaglietto prima del primo che ho lavorato quindi qui abbiamo l'ultimo spazio dove lavorare il nostro ventaglietto con una maglia alta 2 catenelle e 2 maglie alte e chiudo il giro con una maglia bassissima nella terza catenella di inizio giro. Ho così lavorato 16 ventagli per la mia manica. Ora continuo a lavorare per qualche giro in questi 16 ventagli alternando sempre il disegno. Quindi, in questo caso, inizio con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e un'altra maglia alta. Quindi, 2 maglie alte, 2 catenelle ed una maglia alta. Ripeto sempre lo stesso disegno della maglia, quindi alterno i miei ventaglietti. Quindi in questo caso il giro inizia con le due maglie alte e poi termina con una maglia alta dopo le due catenelle. Quindi lavoro per qualche giro eh, questa manica corta e poi la rifinisco con un giro di maglie basse. Ho lavorato la manica per 5 giri quindi ho ripetuto 5 motivi di ventaglietti alternati adesso la rifinisco lavorando un giro a maglie basse, una catenella per iniziare e poi dentro lo spazio di 2 catenelle lavoro 2 maglie basse. Una maglia bassa la lavoro nello spazio tra la fine del primo ventaglio e l'inizio del secondo, poi di nuovo vado dentro quello spazio di 2 catenelle lavoro 2 maglie basse vado nello spazio tra i ventagli e lavoro una maglia bassa di nuovo 2 maglie basse ed una tra i ventagli così vado un po anche a stringere il giro manica quindi ripetiamo per tutto il giro le maglie basse sono arrivata alla fine del giro manica. Adesso lavoro una maglia bassa tra, i, tra il primo diciamo, e l'ultimo ventaglio. È una maglia bassissima per chiudere il giro e lascio un solo giro a maglie basse. Taglio il filo. Lo rinforzo con un cappietto e poi andrò a nasconderlo. E così la nostra manica è finita, la prima manica. Adesso la seconda manica la lavoreremo allo stesso modo. Considerate che nella maglia invece in microfibra, nella maglia verde, ho lavorato la manica non per 5 giri ma per 20 giri. Poi vi faccio vedere anche come ho fatto qui ho inserito ho piegato la manica vedete con un risvolto ho inserito un laccetto fatto di catenelle e maglie bassissime così all'interno dei motivi dei ventagli e poi ho formato questo nodino per stringere un po il polso quindi davvero carino potete anche lasciarla eh, senza il eh, fiocchetto e quindi lasciare la manica vi faccio vedere quest'altra così dritta senza nemmeno il fiocco quindi potete anche lasciarla in questo modo una manica dritta ora dobbiamo rifinire la scollatura questa scollatura è davvero molto particolare con gli archetti vediamo come si fa allora prendiamo il nostro filo formiamo un cappietto e agganciamo l'uncinetto in punta ad un petalo quindi in questo punto qui Lavoriamo una maglia bassa, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, andiamo nel terzo, nella terza maglia alta del petalo, del secondo petalo e lavoriamo una maglia bassa di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, andiamo nel, nel petalo del fiore successivo, sempre nella terza maglia alta e lavoriamo una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle ed una maglia bassa nella punta. Quindi continuiamo lavorando tutti eh, questi archi di catenelle. Io nella maglia l'ho fatto per 1-2-3-4-5 volte quindi ho lavorato per 5 volte gli archi. Una volta terminato il primo giro, poi le maglie basse andranno lavorate sulle maglie basse quindi lavorate così per 5 giri. Lavoro l'ultimo: 2-3-4-5-6-7 archetto di 7 catenelle. Inserisco l'uncinetto in corrispondenza della prima. Inserisco l'uncinetto in corrispondenza della prima maglia bassa di inizio giro e lavoro una maglia bassissima. Ora vi faccio vedere come iniziare il secondo giro e poi proseguite da soli per un totale di 5 giri. Uno l'abbiamo già lavorato, lavoriamo il secondo, quindi una catenella ed una maglia bassa nella prima maglia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una maglia bassa. Lavoriamo in questo modo quindi per un totale di 5 giri. Ho terminato la versione estiva della maglia spring, davvero molto molto carina con la manica corta, non è assolutamente complicato nonostante questo gioco nella scollatura, eh, seguendo il tutorial passo passo vedrete che riuscirete eh, a realizzarla senza alcuna difficoltà. Per ottenere le stesse misure e lo stesso risultato dei miei, eh, delle mie maglie, vi consiglio di utilizzare i miei stessi filati: quindi Baci Rubati di Mistrico Filati per la versione invernale e New Life, sempre di Mistrico Filati per la versione estiva. Lavorate entrambi con uncinetto numero 4. Cambiando il filato, non corrisponderanno più le misure. Per qualsiasi info riguardo proprio i filati scrivetemi nel box sotto eh, al video oppure nel, nei miei canali social bene ci vediamo al prossimo video tutorial e alla prossima creazione buon uncinetto a tutte ciao ciao